Eccoci qua. Scusate. Non ho voglia di aspettare quei 2-3 secondi per avviare la live. Allora. Stavo cercando il telefono. What a surprise, dude! What a surprise! Oh, ma dove l'ho messo? Sicuro che l'altro è qui da qualche parte. What a surprise, dude! Parentesi Tom, tra l'altro bentornati al canale. Oggi giochiamo di nuovo a Skyrim, abbiamo giocato a Battlefield. Quando ho caricato Battlefield su YouTube, ho fatto il pasticcio più incredibile della terra e si è deciso a pubblicare 3000 volte gli stessi 2-3 video adesso in diretta, li ho portati e li ho cancellati, ma ho cancellato, non so cosa sta succedendo, ho cancellato me ne ha cancellati, beh. Io volevo cancellare quello con 0 visualizzazioni, non so perché fa così. Allora ho detto vabbè, perché, cioè uno ne ha una visualizzazione mitica. No vabbè, a parte gli scherzi, uno ha una visualizzazione e l'altro ne ha una. E allora adesso ero lì, scegliamo quello lì. Ha cancellato tutte e due. Bene. Non mi cerco il telefono, altro telefono. Non so perché fa sta cosa qua. Volevo con voi in diretta condividere la mia esperienza. Arrivo, eh? Dovete. A parte che non è così velocemente la, cioè non lo condivide così velocemente il video su YouTube. Volevo provare in diretta adesso con voi per non sembrare matto. Poi è dopo, siamo al 29 dopo. Guardate anche voi se continua. Ne condivido 2 o 3, che ne so. Non capisco perché ne condivide 2 o 3. Perché che lo sto facendo dal telefono? E questo è quello da 1 ora e 15, poi c'è quello lì che possiamo andare. Io ho fatto quello. Ma fa sta roba qua. Ogni... Che bello, abbiamo uno scanner l'est. Va avanti e indietro, avanti e indietro. Dai, nella caselletta, così quando schiaccio condividi, lui condivide l'altro. È passato.
Cioè, capisco se fossero dei tratti di live che non sono da fare o continuazioni. Comunque, grazie per le visualizzazioni, cavolo. Ho guardato le statistiche e Battlefield ieri è andato. Quindi vuol dire che non giocavo così male. Perché la gente mi guardava a giocare, ho guardato le statistiche dopo e c'erano un po' di statistiche interessanti. Ah, siamo qua che dobbiamo bere quello di Ramina e questo. Fa piacere, cioè nel senso. Battlefield è un gioco che mi ha sempre divertito. Quindi vedere della gente che mi guarda e io che mi diverto, anche se poi ne parliamo durante sta live. Ormai Gli orchi sono penetrati nel santuario di niente. Kakarot. Io non facevo schifo. Dobbiamo resistere. Possiamo permettere che il test Erano due ossia. cada nelle loro mani. Ma siamo rimasti in pochi, fratello. Allora non abbiamo scelta. Il miasma deve essere liberato. Il miasma? Ma fratello. Non abbiamo E alternative lui? che il volere di Vermia. E tu cosa mi dici, fratello Casimir? Pronto a fare il volere di Vermina? Mi ricordo se è lui quell'elfo che stiamo cercando. Ho trovato la pace. L'ora è decisa. Fratello Casimir, devi attivare la barriera e liberare il miasma. Non fermarti davanti a nulla. Sarebbe carino capire com'è fuori Skyrim, Dobbiamo se è rimanere qui detto e qualcosa. sorvegliare questo teschio. Il costo della vita. Necessario. D'accordo, fino alla morte. Sì, allora. Addio. Libera il miasma! Ah, un sacco di energia. Aspetta, vorrei solo passare, ragazzi. Che ci fai tu qua? Mi ha dato gli attributi di un nord, sto correndo male. Mi colpisce qualcuno, mi è già successo cosa non male. E non poche volte. Corri, corri, prendi le pozioni. Non si può neanche. Swing! Bravo, continua con i pugni, peccato che io voglio passare. Siamo, tira la leva! Tutto era quando hai sei in bevuto il fuoco. torpore, ti ho visto scomparire da qui e materializzarti sul lato opposto. Non ho mai visto nulla del genere. È stato incredibile, era come se fosse. Come ti invidio. Posso solo immaginarmi l'emozione di rivedere la storia attraverso gli occhi di un altro. Purtroppo sono rassegnato a studiarne le meraviglie tramite le mie ricerche sul teschio.
Pardon, fa un caldo, ne parliamo più tardi. Ora dobbiamo andare. D'accordo. Il mio stupore per le Dobbiamo morire. maledizioni di Ermina non deve intralciare la nostra missione. Le mie scuse. Più Ma avanti c'è il figurati, non so santuario perché mio interno. personaggio ha detto Dobbiamo questo. raggiungere il teschio e porre fine ai problemi di Dawnstar. Va strada. Cosa si può fare davanti al fusto di sogno? Non è quello che abbiamo fatto adesso, no? Assisterai al ricordo di un'altra persona attraverso i tuoi. Sì. Chi dice, grazie a tutti questi strani principi, nessuno sa se sia veramente un. Veglierò su di te mentre dormi per il resto, non so cosa concluderà il tuo flusso di Sì, sogno. va bene, ma Forse tanto. quando il curioso. Ma questo qui che Prima abbiamo sarà fatto colmato. una specie di boom e abbiamo fatto andare dall'altra parte. Here comes the pain. E dicevo, abbiamo giocato Battlefield perché l'ho aggiornato, mi sono detto, insomma. Ci starebbe giocarci, insomma, la giornata che fare, perché purtroppo i miei amici non sono potuti venire a giocare con noi. Quindi tre cavalieros, mi dispiace, ma era fin troppo. Qualcosa da disincantare qua. Starei tanto qua perché il gioco sta andando male. Se parliamo andando dall'altra parte. Cosa che crash? Cosa che crash? No, c'è Questi le stregoni sono robe completamente pazzi, capiscono solo la violenza. Dici basta. Hai capito? Basta che ne so. Disincantiamo quello che aumenta la magica, mettiamo. Che abbiamo qua? La magia di evocazione. Cos'è meglio? Aumentare la magica o avere le magie di evocazione? Ah, le magie di evocazione che costano meno, è meglio. Red Zabby. You're my full radio. Wake up. Così. Lì che dorme. Wake up. Lo facciamo. Wake up. You wanna toast? Oddio. Spero di non aver parlato troppo, però vabbè. Invasore o chesso? Mi è sfiorata l'idea. Giochiamo a Skyrim e poi giochiamo a. Poi giochiamo Battlefield. Oh no. Siamo pronti a dibattiti. Sono pronto a dibattiti. No, è stato divertente. Però il mio ragionamento è per giocare a Battlefield, aprire un'altra serie. Battlefield. Gioco Mass Effect. Legendary Edition, che non ho mai giocato, Mass Effect 1 e 2. Boh, sono un pazzo. No, ma è. Questi li facciamo fuori mentre dormono. Nel selvaggio. No, vabbè. Posso fare anche quello che voglio. Bam, bam.
E vuoi ricordarmi di usare gli shouts? Se voglio aumentare speech, devo usare. Ma soffio di fuoco. Soffio di fuoco lo uso. Soffio di fuoco lo uso tanto e spesso. Quando sulla P3 lo usavo tanto, ma tanto. Poco fumetera perché non già avevo capito un H come funzionava, poi mi sembrava abbastanza inutile a livello 3, la terza parola del potere, il primo è uno di livello 3. Però ha i suoi utilizzi, nel senso che è molto. Certo, è utile se ti butti giù da una montagna oppure se stai affrontando un boss e bisogna di curarti un secondo. Oppure come stiamo facendo adesso noi, quando vediamo un boss lo carichiamo, poi ci teniamo fermo a terra, quando questo qua comincia a tirarci tutte di più, urliamo fermo a terra e via, poi ci mettiamo proprio davanti a lui e via, l'abbiamo già andati. E lui non capisce più niente. L'uomo già passato. Erano due. E lì passa da anni. Ai, donkey. Ah, se ne ho uno di fianco. Hello. Wake up. You what? Io l'altro, cosa stai facendo? No, ma non c'è più di più. Signore Erandus, non erro. Come la penserai che sto rianimando i suoi amici per gara che c'è buono? Siamo alla porta più avanti. Salviamo senza che si beghe. Salviamo tipo qua. E adesso c'è una decisione, ma non mi ricordo cosa succede se scegli uno o scegli l'altro. Se non sono sicuro, cerco su. Esatto, i commenti. Quindi, ma questo è sempre su Google. Cosa succede? Torek, siete vivi? Si siede. Non certo grazie a te, Casimir. Quello non è più il mio nome. Ora sono Erandur, sacerdote di Mara. Sei un traditore. Ci hai lasciati a morire e sei fuggito prima che il miasma potesse avere effetto su di te. Non tutti torno. No, io ero spaventato. Non ero pronto per dormire. Basta con queste bugie. Non posso permetterti di distruggere il teschio, sacerdote di Mara. Allora non ho altra scelta. E trasporto quello che si alza dalla sedia, tutto tranquillo. Pensavo a una situazione ragionevole in cui si abbracciavano, invece no. Giù di mai. Ah, voleva essere aperto. Come ci distanno? Guarda che tira i pugni, sacerdote di me. Non di Mara, di. Diciamo che se usassi l'arco per creare un cane, mi hanno Erandur,
Aspetta, voglio rianimare i tuoi amici. Cos'è questo? Non esattamente. Per il mio passato. Io le conoscevo, Vera ah, e Doric. Sì. Eravamo I amici. Sono piuttosto bui. Sia la punizione per il mio passato. È il volere di Mara che io sia tormentato così. Sei un deficiente. Scusa, ma te lo dire. Aspetta. Non avevamo scelta, hanno cercato di ucciderti. Forse avevano ragione. Non distruggere. Ok. Adesso cerco su internet perché non so come funziona la storia di Maria Vittoria. A parte che dovrebbe parlarci anche il bastone. Ah, c'è in italiano. Poi in italiano, è la prima volta, no? Sto prendendo in... Andiamo, dobbiamo raggiungere il teschio e distruggerlo. No, insomma... Parla con Aaron, devo seguire la cosa. Due cuori di Daedra c'erano, ok. Beh, la barriera l'abbiamo fatta. Poi dobbiamo fare questi. L'elfo scuro mostrerà rimorso per aver ucciso i suoi vecchi amici. Potete scegliere di rispondere come volete. Lasciate che Randall si avvicini al teschio e invochi Mara per poter distruggere la barriera. Una voce femminile vi starà parlando. Okay. Randall distruggerà il teschio, vabbè. Però vi impedirà di ottenere l'obiettivo. Raccogli 15. Ok. Basta salvare. Cioè, se voglio proprio quella cosa lì, basta salvare, fare un quick save. Se lo uccidete, ottieni il teschio della corruzione. Posso spoilerarlo? Legge 20 punti di danno. Aumenta 50 quando potete dai sogni rubati. Gli umanoidi automatici. Ah. È che ci serve molto, eh? Anzi, sembra un po' una porcheria, ma magari è buono. E 20 punti di... è praticamente un bastone che fai push. Beh, c'era appunto tipo un cerchio. E dai 20. Vediamo come succede in entrambi i casi. Via. Proviamo così. No, non devi ascoltarli. Proferiscono solo menzogne e inganni. Se li avessimo aiutati a liberare il teschio, lo avrebbero usato per seminare. Non credo che facciamo quello. Però fai. Dovevano. Cioè, nel senso, se riusciamo a fare... È il momento. Il teschio deve essere distrutto. E per vedere com'è sta... Ti fai da parte, eseguirò il rituale bastone, con il benestare di Lady Mara. Prima cosa, un incantesimo per rimuovere la barriera. Poi si sentirà una voce femminile. Bello. Ci passa. Io ti invoco, Lady Mara. Il teschio è affamato. Esso si nutre di ricordi e lascia incubi al suo passaggio.
Dammi il potere per penetrare questa barriera e spedire il teschio negli abissi dell'Oblivion. Ti sta ingannando. Quando il rituale sarà completato, il teschio sarà libero. E allora Erandur si rivolterà contro di te. Presto, uccidilo ora. Uccidilo e prendi il teschio. Vermina te l'ordina. In realtà non è vero. Vabbè, spoiler. Cosa sta? Zika Erandur è... Ma tosto. Questa volta ti risparmierò. Pizzi che è un Super Saiyan. È un Super Saiyan. Guarda, guarda. C'è l'Ultra Instinct. Infatti c'è l'Ultra Instinct questo. Erandur, la chiave del tempio. Credo che questa sia la nostra soluzione definitiva. Caso facciamo due salti. Signora Vermina, grazie. Quindi ci dà questo. L'ultima volta ce n'è anche fatto a 20 punti di danno, come dice nella descrizione in italiano, aumenta a 50 se... E questa non la capisco, anche in italiano, perché è difficile trovare uno che dorme nei dungeon, perché vai sempre lì a mezzanotte. Però sembra divertente. Vedete, danno di fame. Qualcuno di voi che ha già usato questa arma per un playthrough che ha detto boh, io faccio playthrough questa arma. Cosa stai facendo? Fa un effetto strano. Come mai è che devi sempre ricaricarla? Diciamo che con i mod che abbiamo fa 7, no? Quindi 7 sia. Non so come arrivare a 7. Super Saiyan. Vedete, non fa un cacchio sta. Non la voglio anche per quello. E si cassa sto momento. Quindi lui può diventare un follower. Mi dispiace mandare a casa il signor Vostag, perché sembra che sa molto. Io le conoscevo, Beren e Torek. Eravamo amici. Era di fianco. Sia la punizione per il mio passato. Lo rianimo. Il volere di Mara, che io sia tormentato così. Aspetta, ma cosa fai? E se vi fossero riusciti, il destino di Dawnstar sarebbe segnato. La tua prospettiva è decisamente inusuale. È il momento. Il teschio deve essere distrutto. Se ti fai da parte, eseguirò il rituale con il benestare di Lady Mara. E facciamo prima cosa un incantesimo per rimuovere la barriera. Ma visto che ho fatto il quick save, conta. Mettermi tipo qua. Io invoco Lady Mara. Usiamo l'arco perché sennò. Il teschio è affamato. Esso si nutre di ricordi e lascia incubi al suo passaggio. Dammi il potere per penetrare questa barriera e spedire il teschio negli abissi dell'Oblivion. Ti sta ingannando. Quando il rituale sarà completato, il teschio sarà libero, e allora Erandur si rivolterà contro di te. Presto, uccidilo ora. Uccidilo e prendi il teschio. Vermina te l'ordina.
La miseria. C'ha tutta l'istinct da me. La voglio anch'io con la magia lì, ma cos'è? Non ho mai vista. Cioè nel senso lì. Guarda, lui l'ha visto che lo faceva, ma. Tutti a pregare! È morto. Oh, vostro. Tutto è stato vostro. Perdonami se ti sembro giù. Questo tempio mi ha veramente spossato. Col tempo, credo di sì. Ho allestito un umile santuario di Mara nell'anticamera dove siamo entrati. La mia intenzione era di trascorrere il resto dei miei anni a seppellire il passato e a supplicare perdono. Invece, voglio offrirti i miei servigi. Se mai desiderassi viaggiare con me, sai dove trovarmi. Grazie. Non è necessario ringraziarmi. Sei ancora qui. Quello che hai fatto, lo hai fatto per la gente di Dawnstar. Se c'è qualcuno da ringraziare, dovresti essere tu. Piacerebbe avere lui come follower perché non mi ricordo di averlo avuto recentemente. Anche forse mangia un po'. Ma c'ha ragione, c'ha fame, mica. Giusto? Beh, scusa. Però devi offrire ogni tanto. Beviti anche un. Bevi anche un sorso di vino. Però ogni tanto devi offrire. Non mi guardare così. Abbiamo appena salvato la gente di. Cos'è morta? E bevi pure dal naso. Però non offri neanche a me. E offri neanche. Ma che mi guardi così con quella faccia? I divini ti sorridono. Certo, che cos'hai? Mi spiace lasciare a casa lui. Cacchio. Non voglio avere per avere 3.000 follower. Sembra. Ah, è ancora la roba mia. Capito. Addio allora. Se avrai ancora bisogno di me, potrai trovarmi al solito posto. Sta. Mi dispiace abbandonarlo così velocemente, ma voglio provare a prendermi del fuso. E c'ha l'ultra instinct. Asura significa saggezza. Vieni, serve io tu. Non perdiamo tempo. Mara ci protegge entrambi. Spazio scarseggia, eh? Sarò lieto di aiutarti. Saluta Insta. Allora, io volevo fare una cosa. Sergio come lo lascia fare? Gli do tutte le cose a lui. Però le lascio a lui perché. Io volevo dare i vesti d'arcimago perché mi sa che lui non è bravo in light armor. Pronto. Statistiche, impostazioni, configurazione mode, phone framework, framework, follower stats. Allora, list qua presente, bravo. Consideration.
periodica di nel senso che hai tram, non è bravo, non è bravo, non è bravo in tipo in restoration, in speechcraft, poco sneaking, bravo in smith, è bravo in enchanting, di cos'è bravo? Cos'è basilare strano? Aggressive, che perché c'è? Capirci, non ha abilità. Allora lui usa Firebolt e fine, però non ha cose tipo famiglia eccetera. Può dare le... ma dicono che adesso quello lì che c'era scritto lì italiano c'è scritto è tosto, volevo vedere come stava con le vesti d'arci male. Buttiamo pure il tuo amichetto. Questa terra è stata la mia casa per la maggior parte della mia vita e per un Dunmer questo sì. Hai asciuglio. Assorio, asciuglio, asciuglio. Assurio. Mese, ne. Allora, finalmente ho fatto anche quello. Nel senso che era anche divertente. Salirò, salirò. Uscirò da qua. Trovate il nascondiglio. Mio Varen ci seguirà per tipo 10 minuti. Cavolo, adesso voglio proprio andare a prendermi i vestiti dell'Accademia di dell'Arcimago. Winterland. Però poi mi dà l'idea che trovo un altro follower, bam, lo lascio a piedi. No, se trovo un altro follower, a meno che sia il mondo intero un altro super, cioè un super saiyan che lancia fiamme dagli occhi. Però dai, andiamo, dovevo scegliere, c'è l'ultra instinct. Magari è una magia moddata quella lì, secondo me. Dicevo, c'è avuto l'istinto. Allora, ecco, giusto? No, qua c'è i vestiti da festa. Mage. Qua è via. Dare la tiara minore se vogliamo, ma Mara ci protegge, lo spazio scarseggia, eh? Sarò lieto di aiutarti. Dammi sta roba, la metto a posto. Sono pronto, proseguiamo. Fa questo. Questo va via. Questo non è ancora deciso, lo mettiamo via, ma questo poi sarà nostro, ma non adesso. Monk Boots. Ah già sì.
Qua c'è la roba lì, sì. Lo scudo. Lo scudo mi sa tra il muro. Il controller perché se non riesco. I vestiti di vermina la possiamo mettere anche qua. E poi manca Krosis. Ci atteniamo dietro Krosis. Lui però non è bravo a andare tra. Allora, via questo. E poi veniamo a mettere. Sono morti da tempo, ma hanno vissuto vite meravigliose. Non ho storie tristi da raccontare su di loro. Forse un giorno visiterò il luogo in cui riposano. Invece che parla tanto. Lo spazio scarseggia, eh? Sarò lieto di aiutarti. Allora, ti prendi questa. Sembra l'arcibango. E ti prendi questa e poi la tiara non la metti. C'è queste robe da vendere, eccetera, eccetera. Sono pronto. Proseguiamo. Ah, qua puoi mettere left weapon. Ah! Io pensavo che era solo per... Allora, un attimo. Non avevo capito che era una cosa... Metterei questa e questa. Non so se me la fa. No, vero? Puoi mettere un arco sulla rastrelliera delle armi. Bene. Get wrecked. Sto... Possiamo mettere quello che abbiamo ottenuto oggi. Non c'è niente di interessante nel guardaroba che dici. Ehi, sarebbe... C'è Dragon, beh. E questo. Padalaz. Poi c'è Dragon Bane. Oh. Un pugnale, ah, un solito pugnale. Un po' cosa possiamo mettere? F. Dobbiamo mettere questo. Ah no. Non possiamo neanche. Ah, da una parte di e dall'altra mettiamo forte che fa l'effetto così questa. E dall'altra mettiamo la mappa perché la mettiamo questo right forte. E poi mettiamo lo scudo. Non ho la minima idea che potevi fare sta. Forte. C'è la lama fantasma e la cosa. No. Stavo per non schiacciare il bottone, ma l'ho schiacciato questo. E niente, adesso non riusciamo a togliere il cappuccio al tizio. Mod framework. Cos'è già outfit e gear? Erandura non deve. Vediamo un po'.
hanno supporto. Auto equipiva, weapon sound in combat, never equip headwear. Sandokan. Pick up a gas. Posizioni mod. Poi framework. Outfit e gear. Speravo che il cappuccio non qui. Sarebbe interessante dargli un vestito per andare in giro. Sarò lieto. Credo che lui, visto che c'ha sta cosa qua, ne avrebbe vantaggio. Visto che è sempre in cappuccio. Ma non voglio perderci molto tempo, perché la verità è che trovo poi un altro follower. Io so, l'ho detto prima, ma... Hai detto prima, sì, lo so, però tanto di tempo, no? Non ho detto domani. Sono pronto. Venga, Arcimago. Cosa che non comincia a tirare gli altri una crocchia? Non comincia a tirare gli altri una crocchia, siamo nei guai, perché sono stati qua... fare Giulia passione corto, anzi Giulia passione mona, Giulia passione cosa facciamo qui, il set, guarda che è più un modello. Adesso non so, ho attaccato il controllo e dobbiamo cercare, capisci, un treno. Ricordando no. Dobbiamo trovare so dove è andata, sta combattendo per qualche parte. Qui c'è il nostro vicino di casa, come sa. Dove andiamo? Perché non hanno rapito? Mancherebbe solo quello a trovare la cosa sul tavolo. Sarà in cucina. Ecco, infatti. Sì, mio amore. Di cosa hai bisogno? Ciondoli, cianfrusaglie, cose di questo tipo. L'unico posto che non ho guardato, non penso che era a guardare. Ah, che cacchio! A guardare i miei trofei. Addio, amore mio. È una sala dei trofei. E non sono abbastanza inquietanti. E dov'è che ho salvato? Ah, che cacchio. Cosa ti ho comprato, Siria? E lo vedo. Oh, un po' di tutto. Mi ha comprato le mosche. Sento parlare in sottofondo. Poi voglio che tu hai... Ah, devo prendermi... Ah, già, volevo mettere la mano, vabbè. Voglio che questo... Tieni te, perché tanto c'è lo stesso potenziamento. Vuole denti. Addio, amore mio. Mi dica addio. La prendo sul personale. Andiamo qua. Andiamo qua. Poi andiamo sull'arco di vetro. La mazza. L'altra mazza. E che mazza. Vediamo così ancora tanto cosa c'è. Ometto che c'è anche cose di drag.
Mi stavo dicendo ne ho talent. Ok. Allora. No. Sono abbastanza bravo. Ah, qui c'è qualcosa. Pesa tanto. Pesa tanto. Ah, dobbiamo andare da Fiola. Una notizia. Un po' di chiave, ma le chiavi non pesano niente. Che peso 190? Ah no, tipo. Peso. Grazie. Another. Ah. Commetto che è ancora. Oh, more, ok. Ah no, c'ho i boots, le scarpe. Bella pelle. Ah, c'è un po' di cose di vendere, che tipo pelle eccetera. Allora passo in avanti. Non riesco a muovermi con il microfono, infatti non vedo l'ora che non mese riesco a. Prendermi quello lì del coso. Il supporto. Così quando parlo mi vedete il microfono davanti. È anche più comodo perché quando una persona. È anche più comodo perché quando una. Io non. Cioè non è che mi chiudo a chiave in camera mentre resti. Ma anche altre persone che vengono qua in camera mia a chiedermi cose, no? E quella roba lì è più comodo perché se qualcuno chiede qualcosa te lo abbassi, te lo alzi eccetera, non ce l'hai qua che devi fare attenzione. Voi non lo vedete ma io a 3 centimetri dal mio braccio sinistro il microfono. Poi un pasticcio perché già dovevo vendere le cose. Pasticcio perché aveva un lo montavo sto microfono, no? Aveva. Quando l'ho comprato. Sì, mio amore. Di cosa hai bisogno? Adesso non mi ricordo esattamente, sinceramente non mi piace fare la lagna, tanto è solo un microfono che sia sacro grale. Niente, nel senso che quando è arrivato non la mount era tutta strana, infatti poi si è rotta quasi subito. Se proprio è rotta quasi subito, io non ho fatto niente. Assolutamente niente, non ho manomesso, non mi sono messo a modificare il supporto. Oh, 2 o 3 giorni, puff, caduto giù, caduto da solo. Non era neanche in bua, era attaccato alla vicino al televisore. Adesso è in bua, più o meno. Non so, è proprio è fatto così. Tutto giù. Non capisco perché. Non è colpa di nessuno perché non c'era nessuno in camera mia. Ho sentito solo un botto e era tutto giù. E appunto l'ho messo in. Magari non proprio in centro della scrivania, ma era abbastanza in centro. In centro è impossibile perché c'è teso. Allora manca un pezzo. Quindi ricomendo l'arco. Mi dire che ho venduto l'arco. Uff. Avevo messo la parte. Ehi,
Grazie a Kirgy Graphics per il follow, benvenuto nella nostra famigliola di Super Mike Online. Grazie per il follow. Ci facciamo Skyrim, l'altro giorno abbiamo... Ah, è questo. Ah, ok. Se sono interessato te lo dico. Vedete che faccio uno screenshot del telefono. Quando finisco la live, al massimo. Non so perché tu abbia deciso di assistere al nostro incontro a Don Stark, ma sono felice che sia così. Allora, il mio profilo Instagram in effetti non esiste neanche, nel senso che ho un profilo Instagram con dei miei amici che anche loro avevano Twitch. Poi come me si sono messi a... hanno trovato un lavoro. Allora mi hanno detto no, guarda. Teniamoci su Instagram per parlare fra di noi. E su sto Instagram pubblichiamo foto eccetera. Nostre, mie e dei miei amici. E diciamo che anche l'Instagram del mio canale, ma anche l'Instagram dei suoi, dei loro canali, quindi è una cosa per divertimento. Niente di... Avevo un Twitter, sì, avevo Twitter con un canale apposta, un canale, un profilo apposta. Però... quest'ora non ho più voglia di essere male. Allora, l'ho cancellato, però alla fine è tornato ad essere male. Sì, quindi non so, cioè loro mi hanno sempre detto no, guarda, no, io praticamente prima di fare sto... io volevo farlo, un Instagram per il canale. E in Instagram volevo fare un Discord per il canale, ma poi io Discord non lo uso neanche, nel senso che non mi piace, Discord è proprio quella cosa che... non lo so. Non rallenta il computer, però è sempre una cosa in background che gira, no? Non so, io quando gioco da solo e non le streamo spendo più. E niente. La storia è quella che noi abbiamo fatto un Instagram per pubblicare le nostre foto quando giocavamo. Successo che alla fine tutti hanno cominciato a prendere la mia idea di fare. Stavo pensando dove andare. E qua abbiamo finito, non so. Ah sì, possiamo andare morta. È morta o l'altra? No, dove stavamo prima, no? Ecco che qua c'è il tempio, allora andiamo morta là a vedere cosa sta succedendo a morta. Sì, e quindi io e loro ci siamo messi lì. E tutti hanno cominciato a farsi un canale anche loro. Allora tutti insieme, quando loro avevano anche un canale, avevano YouTube, perché loro preferiscono YouTube. Però un mio amico faceva... Sono sempre chiuse. Non ho storie tristi da raccontare su di loro.
Forse un giorno visiterò il luogo in cui riposano. Non ti avvicinare con quella magia. Dare già per... penso da loiarlo. Ah, è così morto il nostro familiare. Non è un famiglio, ma è un non morto. Te ne devi andare. Sì, concludendo alla fine, vedevamo che storia a vicenda, io condivido i loro video e io, cioè, io condivido i loro video mentre condividevo anche i miei progressi su Twitch. Sembra pericoloso, ti sto semplicemente dicendo ciò che vedo. Capisco. Ovviamente avevo chiesto, no? Potevo pubblicizzare poi, come dicevo prima, tutta la nata storia, eccetera, eccetera. So che non mi sono mai sentito di prendere proprio il controllo di tutto, perché non è solo mio, cioè l'ho inventato io la pagina, ma non è solo mia. Infatti è quello, non so, per adesso rimarrà intatto, lo citavo di frequente prima di interrompere i miei stream una volta. Parli della casa di Rogar? Ha perso moglie e figli nel rogo. Ora la mia gente crede che sia maledetta. Quando e chi ho sono finito... io per affermare il contrario? Quando ho lasciato perdere Twitch. Rogar dice che sua moglie ha versato del grasso d'orso nel fuoco. Non so, mi è venuta sta cosa di dire, ma perché devo usare il canale mio e dei miei amici. Sì, anche loro usano. La lussuria può spingere a compiere azioni inimmaginabili. Le ceneri erano ancora calde quando è andato a dichiararsi ad Alva. Sulla base di voci e pettegolezzi? No. Forse potresti essere tu, però, a scoprire la verità. Esamina le macerie che altri hanno paura di avvicinare. Scopri che cosa hanno da dire. Adesso loro, ovviamente, se io scrivo in chat e voglio fare come una volta, che loro mi dicono: ma sì, ma sta tranquillo, rilassati. Però io non ho ancora trovato. Need something? Preferisco aspettare un po'. Ci va di venire? Quel tempo che si va. It would seem so. E sì, la storia è quella. Ah, possiamo rianimarlo di nuovo. Venga con noi. E niente. Ok, allora, mentre io parlavo. Se potesse capitarmi, non dimenticherò mai il calore che mi ha colmato il cuore quando ci siamo abbracciati. L'incantesimo sembra pericoloso. Sta alla larga da me. Allora, mentre parlavo, praticamente la tizia ci ha detto che qualcuno vede degli spiriti di notte nella casa bruciata, delle voci. Allora noi dobbiamo andare di notte a scoprire cosa sono queste voci. Spooky. La gallina. Sicuramente. Forza Scooby-Doo. Non ancora. Oh, no, invece. Who's there? Is that you, father? No. Who are you exactly? And have you seen some Scooby snacks around here? With please. Helgi, but father says I'm not so supposed to talk to strangers. Are you a stranger? Are you a stranger? Nah, dude, like... killing dragon... all around the sky... Nah, dude. I'm pretty afraid, you know. No, I'm afraid. The smoke woke me up. I'm afraid of that. I was scared, so I hid. Then it got cold and dark. I'm not scared anymore. But I'm lonely. Will you play with me? Eccetto mi dirà chi ha piccato il fuoco, signora Helgi. Bambina. Okay, let's play hide and seek. You find me and I'll tell you.
We have to wait for nighttime, though. The other one is playing too, and she can't come out until then. I can't tell you. She might hear me. She's so close. If you can find me first, I can tell you. Ci credete che so dove? Sì, lo so, ho una memoria di quelle proprio. Cioè, mi ricordo proprio la fotografia dove. Però dobbiamo arrivarci a sto luogo. Senza guardare guide. Credete che mi. Cioè, lo so, è assurdo, è assurdo. E dopo guarderemo poi APG Graphics. Ho fatto la screenshot alla. Suo commento, dopo ci penso. Volevo dare. Non volevo dare una risposta affrettata. Ci faccio la foto. Potrei usare anche cos'è, TFG che cancella tutto. Ho vagato per Skyrim per anni. Era fatto 30.000 foto. Sacerdote di Mara che viveva a Mortal mi ha accolto. Sono nel menu ma non riesco a uscire. Ah sì, infatti la foto. What's a Scooby-Doo? You seem some scooby snacks. Oh, it's a ghost. No, comunque la tizia ha detto. Se tu mi trovi, giochiamo. Mi ha detto giochiamo a nascondino. Poi noi abbiamo detto se giochiamo con te ci dici che ha piccato il fuoco. Ora ci dici. E la bambina ha detto sì, vieni a trovarmi. Però di notte, perché gli altri potrebbero vedere. Poi non abbiamo chiesto perché, chi potrebbe vederci e non. Non ne sono uno spoiler. Comunque questa sembra una pazza. Non dovevi venire qui. La faccia dell'apocalisse. You are dead. Temper scam. Sì, com'è la voce, no, non la so la voce di lui in inglese, ma non riesco. You found me. Laylot was trying to find me too, but I'm glad you found me first. Laylot was told to burn mommy and me, but she didn't want to. È un vampiro. He wanted to play with me forever and ever. La letta è morta. He kissed me on the neck. And I got so cold that the fire didn't even burn. Laylot thought she could take me and keep me, but she can't. I'm all burned up. I'm tired. I'm gonna sleep for a while now. Ma alla fine dice in inglese che è tutta da sola. Adesso ci ha detto che sta. Dov'è lì? Aspetti. Vorrei comprare Drake. Siamo al lavoro, eh? Possiamo consegnare la merce dove desideri. D'accordo. Che mi dici di tua moglie? La Let. Pensavo fosse partita per unirsi ai manto della tempesta. Ah, la mia povera La Let. Ha lasciato qualcosa di strano. Aveva cominciato a trascorrere molto tempo con Alva. Eppure solo una settimana prima lei non la sopportava. Tanto che la notte della sua scomparsa avrebbe dovuto vedere Alva. In seguito Alva mi ha detto che non si presentò mai all'appuntamento. Non sono riuscito a dirle addio. So che si sono incontrati. Pensi che Alva... Ma significa che... Per gli dèi, pensi che Alva sia un vampiro? What is a vamp? No, ti sbagli. Non può essere. La Let potrebbe essere andata incontro alla sua fine nella palude.
Mi rifiuto di credere che Alva abbia qualcosa a che vedere con tutto questo. Non hai modo di provarlo a loiarla. È un taglialegna come te finché non preso un fusco da in testa. Dopo essere fuggito dal tempio di Nightcaller, ho vagato per Skyrim per anni, finché un sacerdote di Mara che viveva a Mortal mi ha accolto. Mi piace che ci stai raccontando la tua storia. Questo è proprio, questa qua, scusa, è anche un po' anti-sgamo, cioè sinceramente vabbè che c'è una roccia, ma questi abitanti stanno così fermi, non escono a farsi due passi in città. Cosa devo fare adesso? Ti stavo parlando. Arriverò prima io. È proprio un posto strano, morta. Nel senso che non è che è così bello. Cioè, c'è solo acqua e neve, ci fosse meno acqua. E che cacchio. E vabbè, ma sono più capace, dico io. Bene. Non ora. Ok, è venuto in soccorso della lab. Credo che non dovremmo ucciderlo. Posso battermi? Levarmi guida! Ah, è un vampiro anche hot. C'è un modo per non uccidere anche lui. Mi sembra. Devo solo aspettare. Non so la lui è Outcar qua. Ah no, è postino pat. Allora. Devo tenere gli occhi aperti. Quei dannati draghi potrebbero piombare qui da un momento all'altro. Avrebbe gli occhi, sì. Ah, questo sarebbe un ottimo modo per usare la pozione. Dell'invisibilità. Prima arriviamo qua. Ah, forse si rompe quando reagiamo con qualcosa. Ops, avevo calcolato. Lascerò che tu ora sei mio. Vediamo se ci seguono o non la fanno fuori. Non me l'hanno già fatta fuori comunque. Ah, perché ho fatto il salvataggio rapido qua? Ah no, vabbè. Allora, questo qua
Non stavo leggendo, scusate, magari alcuni di voi state leggendo anche voi e non capite manco perché dite, ma io l'inglese non lo mastico bene, diciamo. Stavo leggendo così che praticamente questa qui voleva mangiarsi tutti gli abitanti praticamente di mondo, mangiarsi, prendere sangue, come fanno i vampiri, prendere sangue. E praticamente Otkar ha sedotto Otkar. Praticamente questa qua, prima di incontrare Otkar, praticamente aveva un altro. Ah, ha preso la lette. Voleva prima sedurre le guardie. Sirli. Orcar, la famiglia di Orcar sta diventando. Come no? Ha fatto una vendetta. No, niente, praticamente ha bruciato la casa, ma lui non voleva che morisse anche la bambina e la bambina. Quindi niente, non siamo riusciti. Magari se vado da solo, sì. Magari se vado da solo, magari riuscire. L'ho già fatto in passato. Mi sembra che il finale è più divertente. Da quant'è che siamo live? Solo un'ora, mezzica, se il tempo vola. E la miseria, cosa sta succedendo? Lascia il gioco adesso. Ah! Viva dei vampiri! L'incantesimo sembra pericoloso. Allora. Ma penso a te. Di cosa hai bisogno? Anche Alvaro è un vampiro. Ordine di vampiri. E quanti vampiri ci sono qua? Tipo tu. Signor Aspro. È bello essere in grado di dormire profondamente. Quell'incantesimo sembra pericoloso. Ah, guarda, dormire è la cosa. L'incantesimo sembra pericoloso. Signore Sta alla larga da Grandur è me. la cosa più importante. Credo. Se non dormi, alla fine. E rovini la giornata. Esiste il caffè, ma. Sei esausto. Sì, Bernetta. E poi se bevi troppo caffè, può anche fare. Io, per esempio, il caffè non lo posso bere. A schizzare. È un segreto di stato, lo sanno anche i miei amici. E quando giro con loro, magari loro prendono un caffè, io prendo un po' d'acqua. Vanessa, no, no, vabbè. Nel senso che non lo tocco. Ne bevo un pochino, schizzo male, ma proprio male, comincio a saltellare. Non proprio saltellare, ti ammondi più di grazie lunghe, ma le mani cominciano a fanno così. E quindi non va bene col caffè per quel motivo.
Comunque, signora Ravenclaw, Roger è innocente oppure no? Alva ha piccato il fuoco. È lei. È sua. Alva? Non pensavo che avrebbe potuto fare una cosa del genere. Veramente lei è un vampiro, vuole schiavizzare la città. Immagino che tu abbia qualche prova, perché altrimenti fare accuse del genere sarebbe... Non è episodio di Scooby-Doo, se non guarda i denti, ma... Manca solo Freddy che smaschera... Daryl Yard! Quella traditrice, morta l'ha in debito con te. Ecco, ti avevo promesso una ricompensa per la soluzione del delitto. Ma ho un altro favore da chiederti. Mortal è ancora in pericolo. Il diario parla di Movart, un maestro vampiro che credevo morto più di 100 anni fa. Radunerò qualche guerriero capace per ripulire il covo di Movart. Ti aspetteranno fuori, così potrai fare loro da guida. Ricordatevi la parola capace. Need something? It would seem so. And so? Lovely, isn't it? Ma guardati, se solo tutti avessero agito come te. Thank you. Lovely, isn't it? And... Dai, vieni Freddy, andiamo a risolvere questo. Cosa ti... Ehi, hey, attenzione! Ma fammi passare, Freddy, non riesco a passare. Era lui, eh. Eccoli qua, i nostri guerrieri. Portaci alla tana di Movart. Addio! Tana sì. Postino. Uccidete il vampiro! Uccidiamolo! Uccidetelo! Distruggiamolo! Beh, a parte... Mantieni le distanze. La miseria. Penso che a Skyrim non c'è quello. Almeno un metro di... Non ero proprio attaccato a meno di 2 metri, eh. Uccidi il maestro vampiro. E qui il bello è che io praticamente cerco sempre di tenere in vita tutti questi. È leggermente possibile, nel senso che l'ho già fatto, ma quindi in mezza giornata. Se uno muore là, l'altro muore perché prende la trappola, l'altro muore. Bene, sì. Stiamo finendo in una caverna con le nostre frecce infuocate per i vampiri. Dovrei essere un vampiro se tutto quello che uso è esimi di distruzione di massa. No, perché mi sta sorgendo il dubbio. Cioè, se continuo a usare incantesimi del fuoco. Andiamo con cautela. Cioè, e mette anche i brividi. E pullula di vampiri? Codardi, dobbiamo uccidere i vampiri. Dobbiamo fargliela pagare. Certo, ma perché non lasciamo che vada lui per primo? Ok, ma stringo. Salve, mi chiamo Super Mike Online. Adesso uno entra. Salve, sono Super Mike Online. Continuo a fare citazioni sui cartoni animati che guardavo da piccolo, nonostante sia un adulto. Nonostante sia un ibrido tra un ragazzino e un adulto. Benvenuto nel mio canale, dove giochiamo a giochi di macchine e a giochi fantasy. E giochiamo a giochi di macchine perché non potrò mai comprarmi una Corvette. Non potrò mai prendermi una Corvette, questa troppo la sicurezza è buona. Allora preferisco spendere i miei soldi per comprarmela nel un mondo parallelo. E giochiamo a giochi di avventura perché
mi piacciono, non lo so. Mi piacciono perché stuzzicano la mia immaginazione. No, no, sono sbagliato. C'è un sacco, non lo so, che non ho già parlato in passato, ma c'è un sacco di gente che dice: ah, quanto mi piacerebbe vivere Skyrim nella vita reale. Beh, anch'io la penso così, ma di fatto vivere in un mondo dove la maggior parte si renderebbe subito perché non ci sono social network né telefoni, a me non mi dispiace, anzi ancora meglio queste cose. Vivere in un mondo dove ci sono vampiri, giganti, draghi che attaccano e fanno fuori ogni cosa, ci sono banditi per le strade, le strade non sono sicure, poi ci sono i rinnegati, se abiti a Marca ce l'hanno con te a morte. Piacerebbe a voi vivere un po' un mondo così. A me non tanto. Nel senso che lascia solo che io prenda questa borsa di monete e quei begli stivali che hai lì. Uno seduto. Adesso tu resti qui con tutti i tuoi amici e io vado a prendere la mia pala. Non lo so, ma il mondo di oggi ha i suoi pro e contro anche. Però uno dei pro del mondo di oggi è appunto che non ci sono vampiri. È vero, la terra è piatta. Cure. No. A me non ce ne sono così quanto Skyrim, se vogliamo essere proprio non so perché tu abbia deciso di stermi allo secondo Monster, ma sono felice che sia così. Non volevo prendere quello. Here comes the money. Non so, nel senso che se fai attenzione, però se vivi, allora, se vivi in un posto tipo White Run, per carità, sign me up. Posto tipo Winden, tipo Riften, no. Se vivessi o a White Run o Riften, magari sì. Is someone there? Mi ha fatto male quanto il morso di una buccia. Someone there? Dipende, diciamo che è un posto veramente pericoloso, Sky. Capisci? No, Oblivion è ancora peggio. Out. Lasciamo perdere. Battaglia fra boss. Io faccio fuori il vampiro.
E vedi che muoio. Mi sembrava. Ma sembra. Cambiamo frecce. Cambiamo frecce. Mettiamo quelle. Elfic. No. Bello, le frecce elfiche sono. Esce il nostro amico. No? E niente, non so. Non so perché l'ho detto sottovoce. Bello così sottalto. Se fosse un tipo un po' sottalto così sembra un bel. Per dirci. Però se vi non si direi tipo a Riften per carità. Aspetto che nella realtà ci sono dei posti tipo Riften. Mi sento più sicuro con le guardie che abbiamo. Non con guardie per ogni effetto. Usiamo marchio della morte. Due a farlo. Marchio della morte, ora tower. Se c'è ancora un bambino ti scuoierò e con la tua pelliccia ci farò un bel tappeto. Bel tappeto. Accidenti a te. Poi sapmi. Non canto in pubblico. 30.000 persone che esiste. Invece che il nemico che ha la vita. Le mie due mani sono un bel po'. Perché il camero ci va in serio. Grazie al signor Salvo Lampi. Da un francese questo. Signor Movar King. Non voglio essere razzista. Se lo dico in modo strano. Mi dà fastidio. Non voglio essere. Dito del Bershek. Sì, come fanno a avere tutti questi soldi? Mi vedo tra banditi e... E mi guardate a fare, soprattutto lei, signor.
Sarebbe divertente animare un vampiro per portarlo lì a dire ci di Dawnguard. E il mio dice, ma che stai a fare? Tu dice, hai fatto bene. Allora. Ah, devo cambiare flash. Come, è come le guarnizioni, come le guarnizioni delle porte delle finestre di un po' di guy. Devo imparare, diciamo che magari a molte persone a me fa ridere, però a me fa ridere, però magari a molte persone che ha la nostra cultura, tipo per danni che questa cioè si scherzare su se stessi porta mai assai peggio. Non abbiamo così tante pozioni, cioè non abbiamo tanto. Si ha 120 fra questo. Scappa, 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 scappa. Il tuo è in italiano è strano, quello. Vediamo un pezzo di rabbia alla tizia. E la cultura in quel senso lì è strana, perché agli inglesi scherzare adesso è troppo, invece scherzare su se stesso. Italiano non molto, è quasi una forma, per quello che mi piace, dico che l'Italia mi piace di più nel terra, però lo sto dicendo, non so, no, nel senso che i sono un abominio totale, dobbiamo fare tutto ciò che è il nostro potere per distruggerli. Bravo. Poi quando diventerò io un vampiro così. Il libro dei Dael. Lui è un vampiro. E l'abbiamo rianimato. Ma non è quello di 99 minuti che è. Spero di aver preso tutto. E spero che lui non ha un potenziamento che e poi vai a guardare tanto signora era due mi faccio anche forse era due cicura adesso non ho visto che c'è qua c'è la cura amasa la sua cura che c'è avanti. Io dicevo, ogni cultura ha il suo corpo. E la cultura italiana ha molto da imparare sul sociale, la cultura sociale inglese. Nel senso che i tutti gli inglesi scherzano anche sulla propria pelle, tutti ridono, tutti si mettono nel sembianze parlano anche delle stesse. Sucker dude. Scherzo. Gli italiani se ne approfittano abbastanza. È proprio di a parlare scherzosamente. Ho fatto. Nella cultura italiana è vista così come una. Guardavo lui cosa stava facendo.
E mi spiace, io sono una persona. La cosa che mi piace molto dell'Inghilterra è che mi trovo molto bene con gli inglesi, perché hanno la mia mentalità, hanno carattere. Io sono una persona che piace ridere e scherzare. L'Italia è vista come una cosa non bella. E sì, sono anche gentile e bravo e non ammazzerei mai una mosca. E in Italia anche lì è quasi un affronto. Infatti preferisco l'Inghilterra. Ovviamente adoro la storia italiana, è fantastico. Parliamo del libro tipo Il Sacro Cuore. Bene per nessuno. Può per Garibaldi, però al giorno d'oggi sembra che tutti si sono dimenticati di quelle cose lì e anche di delle grandi cose l'Italia ha fatto in passato, sia da vinti sia da secondi. Non è stato semplice seguire i dettami di Mara, ma gli altri sacerdoti sono stati gentili e pazienti. Così siamo un po' tutti furbetti. L'Italia ha sempre trovato bene parlare con gli inglesi, perché hanno tutti i miei alberghi. Mother's calling me. It's time for me to sleep now. I'm so tired. Thank you for making her feel better. Raduttiamo, poi arriva a casa e si chiama Sergio, no? Poi c'è, ah, ma che cacchio con me? Prima mi porti un vampiro con le tue rianimazioni, poi mi porti una bambina fantastica. Ah, sono rimasti fuori. Che gli dei ti assistano nelle tue battaglie. Una faccia nuova, un piacevole cambiamento nella noia di Mortal. Ti do il benvenuto. Grazie, Lobo. Se hai bisogno di scorte alchemiche, farò del mio meglio per procurartele, a patto che non le abbia esaurite. Sì. Va bene, allora. Alchemist. Beh, no, un tempo Mortal era un posto tranquillo. All'epoca però il mondo non era impazzito come adesso. E magari vivere prima dei draghi a Skyrim non sarebbe male. Se fosse dovevo dire qualcosa da questo. E loro entravano. Magari parlo tutto la questa. Adesso è tutto. Fa freddo, ma noi ci tuffiamo. You are dead, get it. Died by hypodermy. E neanche da scherzarci sopra. Portato un vampiro. Ti ha rubato il posto. Quell'incantesimo sembra pericoloso. Sta alla larga da me. Maestro vampiro è morto. Però rianimato. Per gli otto, non pensavo che ce l'avresti fatto. Però rianimato, hai visto? Forse ora potremo lasciarci tutto alle spalle. Bravo, bravo. Prendi questo come segno della nostra gratitudine. Mille monete. Serve altro, mio Jarl? Nella mia corte c'è posto per un nuovo Thegn. Si tratta di un titolo onorifico più che altro, ma comporta alcuni vantaggi che forse potrebbero farti comodo. Posso però concedere. Se mi dici che mi dai un Thegn, lo lancio dalla finestra. Tutti all'interno della mia roccaforte. Aiuta la mia gente e ti farò. Voglio tenermi prima. Buona fortuna. 2 su 3. Mi assurso cosa faremo oggi. Quell'incantesimo sembra pericoloso. Vorrei comprare una casa. Via Mortal non ci sono case in vendita. Ma se ti interessa, posso venderti un pezzo di terra dove poter costruire la tua dimora.
Non mi ricordavo neanche che potevamo comprare più di una casa. Sembra pericoloso. Sì, quello lì dall'altra parte della porta, ma no. È tranquillo. Si comincia a fare. Hai bisogno di te? Oh, ti dispiacerebbe andarci piano con la magia? Le cerchie non va, signore. I grondi. Mio fratello è molto sensibile. Ha dei problemi a concentrarsi quando deve fare qualcosa. Lo abbiamo portato al tempio di Kinneret, a Whiterun, per farlo esaminare dai guaritori. E loro ci hanno detto che sta bene ed è in buona salute. Stai andando a Whiterun? Potresti portare questa lettera alla sacerdotessa Danica Fontepura. Si tratta di una nota sulla salute di Yonik. Danica, quella lì della quest. Adesso vi faccio imparare a dire Danica, quella che è la sacerdotessa della quest, che dobbiamo andare al barlume antico e prelevare un pezzo dal... con una speciale lama da lei o che c'era da lei. Poi torniamo da lei e dopo un paio di mesi vediamo l'albero rifiorire di Alessa. Grazie, va bene. Voi dovete spiegarmi perché mi ricordo queste cose. Dovete spiegarmelo. Andiamo Whiterun. Voi dovete spiegarmi perché mi ricordo queste cose. A mo' di flashback. Mi ricordo ancora che sulla pietra non riuscivo a scavalcare l'albero, allora continuavo a cercare di scavalcarlo, poi alla fine non so come ho fatto a forza di schiacciare triangolo. Poi non potevo andare più avanti, allora sono tornato. Poi ho sostituito l'esistenza del coltello, allora poi ero tornato indietro, non ci capivo niente lo stesso. Mi sono incavolato, ho tirato uno swing all'albero, si è aperto. Poi in cima all'albero, da spogliare c'era una sorpresa. La mia porta. Ripeto, non so come faccio a ricordare. È un peccato, vero? Ho una consegna da Idgrid. La sorella di Yorick, poveretto. La magia scorre forte nelle vene di quella famiglia e questa non sempre è una benedizione. Ti ringrazio per questo. Ecco qualcosa per il tuo disturbo. Dici che magia? Parleremo poi dell'albero, nel senso che prima voglio tornare lì e poi se non c'è, vediamo. Ogni tanto penso avrei dovuto fare l'università. Sono ancora in tempo e molte persone mi hanno detto di farla, perché quando gli spiego tutti questi cosi che io sono andato lì a fare per gaming, ma magari mi ricordo che quella macchina lì negli anni 90 quello procurato sono strano, perché tu l'università non la fai. Ho paura che me ne pentirò, ma ho ancora in tempo per decidere. Adesso è the Twitch chat be like. Cosa? No, non è niente. Va tutto bene. Ah, è fuori. Non ti avvicinare. Non ti avvicinare con quella magia. Ah, non c'è, ma non è una questione di magia, è una questione di... È fuori, cazzo. Mantieni.
Ah, stavo pensando che dovevo riportare a quella lì. Vabbè. Non gli diciamo niente che abbiamo consegnato la... Mi sembra strano. Sei turbato, Gori. No, no, sto bene. Scusa, Randall, ma non riesco a passare. Non diciamo niente sta poveraccia che non ho mandato la cosa così ci ha detto. Grazie. Vabbè, Yorick, sei tu interessato. Sembra pericoloso. Ho preso una decisione su Falion. Vado subito. La decisione fai. Gli ho permesso di vivere qui e ciò non cambierà. Sì, ma girano delle voci. Pare che stia macchinando qualcosa. Tutti macchinano qualcosa, mio caro, ed è così che deve essere. Quell'incantesimo sembra pericoloso. Sta alla larga da me. Ma guardati, se solo tutti avessero agito come te. Ho aiutato la tua gente, Judet. Allora, in virtù del mio potere quale Jarl, ti nomino Jarl Jalmarch. Congratulazioni. Ti dono quest'arma proveniente dalla mia armeria come simbolo del tuo titolo. Ti direttamente una spazzatura. Della tua nuova carica. Non voglio che pensino che fai parte della comune marmaglia. C'è una mod che le rende veramente interessanti queste spade, ma sinceramente Antone se ne vai. Diventati anche tuoi te. Noi te. Bersagli che tentano un attacco caricato entro 42 secondi verranno lanciati. Eppure una spadona che non ci sta. Bene, allora. Lo otterrò da qualche parte. Erano due tipo me lo dai a me. Quasi quasi lo do a te, basta che non lo usi. Mantieni. Può anche usare, però non fa abbastanza danno. C'era alcun malattia che non esiste, sono tutti perplessi. Lui sembra tranquillo, sembra molto pericoloso. Sembra una persona che si è appena mangiato una torta a cioccolato ed è tipo così. Ho commesso un sacco di azioni riprovevoli in vita mia. Servire Vermina è stato un errore orribile. E spero che un giorno Mara mi perdoni. You are dismissed because you are a bad man. Tra l'altro sembra quel tizio dei meme. E boys. Sembra l'alfa man dei meme. Boys. Mi state guardando. Boys. Non ti avvicinare con anzi è un complimento, c'è cioè, quel mentoletto. For the ladies. Contiamo sempre qualcuno di interessante per il nostro canale qui. Il postino. Ti conviene fare attenzione con quella magia se ci tieni alla pelle. Scusi, ma quello lì lo vede, sì, quello quella roba lì con la roccia che si muove, no? Attenzione. Un sacco di vita sto morto. È piaciuto? Lo sta andando. E ancora una volta abbiamo salvato. Potevo lasciare anche sta. The crab. Classic crab. Ah niente, qua abbiamo aiutato tre persone, abbiamo fatto la Jane. E poi un bel cavallino, ciao. È piccolo sto cavallo però, nel senso che se nella realtà. Ma sembra piccolo, ma se fosse nella realtà. O altro. Faccio un sorriso per le dudettes in chat. No, non lo so questo.
ma lui è il Dovahkiin. Esatto. Appender, appender. È già quella canzone lì. Usim. Appender. Vabbè. Usi my mind. Non ti avvicinare con quella magia. In the night there is a flower blowing in the sun. I miei genitori sono. Non ti avvicinare con quella magia. Non ho storie tristi da raccontare su di loro. Forse un giorno visiterò il luogo in cui riposano. No. Se andassimo al barlume antico, signor Postman. It's the postman. questi che abbiamo aiutati, questi che abbiamo lì sopra, abbiamo aiutati. Vedete, se sapete esattamente dove andare, è poi così difficile completare. Windelm, c'è un altro Scooby-Doo. Altro mistero da risolvere. Holcriff, siamo a posto. E direi più. Se arriva Wood. Non è una cosa molto utile. Le nostre abilità come missionario di Mara potrebbe esserci utile in questa città. Questo episodio di Super Mario Randalls illude di potermi portare via Camilla Valerius, nonostante continui a ripetergli che è già mio. Ben parla davanti a Camilla. Mario Online comincia a parlare. A cantare e i follower non sono contenti. Bevande calde e letti caldi. Un nuovo. Quell'incantesimo sembra perfetto. È tua per un giorno. Un nuovo caso per Super Mike. Da questa parte. Ci vediamo. Ci vediamo. Quello lì è già morto. Se aveva una spada tipo eccetera, quel non morto lì mi sarebbe piaciuto. Grazie. Fammi sapere se hai bisogno. Per Mike perde un importante personaggio. Ah no, sembrava le Bunny War. Un secondo lo prendo per il vampiro. Abbiamo poi ho visto e ho detto ma le Bunny War. Cucino io. Non c'è molto da aggiungere. Ah, è tornata Delphine. All'inizio non è stato semplice. Io sono solo Delphine ancora là. Gli altri sacerdoti sono stati celesti e pazienti con me. Cosa ti serve? Qui però, qui non può neanche più offrire. La Shiv. Sì. Buco nel muro, ma non è un buco, ho dimenticato una. Un occhio, Ramus. Buono. E si piove anche adesso. Allora, bisogna andare a seconda di cosa vogliamo fare. Andiamo da lì. Sven è stato il mio primo follower in assoluto. Riavere l'artiglio è davvero una cosa molto importante per me. Ti ringrazio. Non mi dica nulla. Quando ci sei tu è una bella giornata. Non per. Ci vediamo. Speravo in qualche modo, magari. Sven l'ho già incontrato qua dentro. Dov'è? Non sta. Rispetto. Entra. Abbiamo cibo.
cibo caldo, bevande calde. È più ancora fuori. Mi piace. Ah, qua. Cosa ti serve? Fuggiti. Sì. Sembrare Bunny Wall. Gary è la moglie del plot twist. Questa è la casa di Sven. Non siamo abituati ai forestieri. Lei ha qualche question perché non mi ricordo. Sono impegnata, lo sai. Quindi non farti strane idee. Ci vediamo. Un sposato. Dovrei farmi strane idee quando sono. Ho parlato di danni, ma invece fai. C'è tu un pollo. Riverwood è piuttosto gradevole, presto. Preoccupato. Avvicino sono fa. Alcuni scorci che non hanno uguali in tutta Skyrim in quanto a bellezza. Ti ho detto che problemi con Sven, non chiedermi come faccio Sven. No, lo sappiamo perché ce l'ha detto un po'. Sto scherzando. È un barco. Quindi lo so. Di tanto in tanto viene qui a darci una mano alla segheria. Crede che le sue ballate e i suoi sonetti convinceranno Camilla Valerius a sposarlo. Come se lei fosse così sciocca da dirgli di sì. Una donna intelligente e affascinante come lei non cederebbe mai a queste sciocchezze. O almeno spero. Mm. Lo spero, non mi sembra molto convinto. Cosa c'è dietro? Si non fa. Stavo pensando che forse Camilla ha bisogno di un piccolo aiuto per vedere Sven per quello che è realmente. Non è che potresti consegnarle questa lettera dicendole che è da parte di Sven? Dovrei aver imitato alla perfezione la scarsa intelligenza di quel nord. Sembra che tutte e due a seconda di cose pari c'è una rete. Avvertimi non appena avrai consegnato la lettera a Camilla. Sarebbe da pezzente. Lo ti vedo Sven. Fatti guardare. Ho voluto tirare un po' di più con l'estremo. Aspetta. Ah, c'è ancora il flusso del sogno con. C'è ancora la tizia da liberare. Non abbiamo qua libero. No. Poggio dell'Artunak. Volevo trovare la lettera. La posso leggere? E sempre via. Che è ancora in vita la festa. Chiede il piacere della compagnia di Amin Vappi. La beta. L'occasione di un ricevimento in data 9 focolare 200. Mi ricordo se cambia la data. Bisogna in caso di assenza richiesta via. Fuori tutti, dai. Non trovare tra le sue. Avvertimi non appena avrai consegnato la lettera a Camilla. Sai già tutto quello che so. Addio. Già che lui è fino a 50. Hai visto?
Lo diciamo a Sven oppure no? Sarebbe un po' da pezzo. La prima volta che ho fatto la corazza leggera permette di muoversi più veloci. Scelta intelligente. Andate la rete. Ho mentito con lui e poi diventato un follower. Le due possono diventare tutti quei follower, devi solo decidere quale. Diciamo che adesso sarebbe male. Questa svenne, ma svenne sempre. Finder è un po' più forte di Ben, che è abbastanza. Quasi quasi lo riesco. Svegna la fine. Entra. Abbiamo cibo caldo? Questa è una delle preferite della gente del posto. E una delle... Fendal si illude di potermi portare via Camilla Valerius, nonostante continui a ripetergli che è già mia. Ci vedi? Cos'è sta roba? Hai l'aspetto di un viandante. Qualcuno che ha visitato luoghi molto lontani e sentito nuove storie. Cioè, non ho mai fatto. Ah, è un vero peccato. Sono stato addestrato per diventare uno scala. Ah, così a come caso, mio padre e suo tu? Padre. Ovviamente non lo fa. Per quello che salva. Sono troppo amichevole con gli sconosciuti. Ma tu sembri a posto. Ah. Capisco. Riavere l'artiglio è davvero una cosa molto importante. Tu non sei di queste parti, il che ti rende uguale a me. Sarà meglio che vada. Non ho la minima idea perché esiste l'opzione, ma non me la ricordo. Hai l'aspetto di un viandante. Qualcuno che ha visitato che luoghi molto lontani e sentito nuove storie. Comunque, cos'è questa? L'elfo ha deciso di giocare sporco. Non me l'aspettavo da lui. Come se questa roba l'avessi scritta io. Che ne dici di ricambiare Fendal con la sua stessa moneta? Tieni, ho dovuto usare parole semplici, ma dovrebbero bastare per convincere Camilla che questa lettera l'ha scritta lui. Grazie amici, vi aiutate. Ci vediamo. Ah, lui forse. Diventate amici e vi trovate qualcun altro. Una per ciascuno. Ah, compagni di viaggio. Riavere l'artiglio è davvero una cosa molto importante per me. Camilla, ti ringrazio. Ha degli ottimi. Tu non sei di queste parti, il che ti rende uguale a me. Ci vediamo. Cioè, sinceramente volevo provare per... Sono arrivata qui dalla provincia imperiale per lavorare con Lucan, mio fratello. Cosa stai dicendo? Cosa c'è scritto nella lettera? Oh, lui... Lui voleva farmi credere che Fendal avesse scritto questa lettera. Grazie per avermi rivelato la verità. Dovresti andare anche da Fendal. Hai difeso il suo buon nome e credo che vorrà ringraziarti per questo. Sarà meglio che vada. Non c'è nessuno che ragiona. È schifo. Voi decidete. Io credo che decido Sven perché Sven è il mio primo follower. Uno dei primi follower.
che se Finder è più forte. Ho già usato Luca, stavo pensando che dovremmo organizzare una svendita, dimezzare i prezzi, cos'è? Chiamare qualche giullare, così attireremo un sacco di nuovi clienti. Una svendita per stimolare le vendite? Camilla, qui vengono già tutti gli abitanti di Riverwood, non ci sono altri compratori. Forse potremmo metterci in viaggio, portare le merci in giro per la strada, cercare nuovi clienti. Mia cara sorella, abbiamo già parlato di questo. Noi vendiamo le merci che abbiamo, niente di più, niente di meno. Certo, Lucan, certo. Volevo solo... beh, non importa. Serve qualcosa? Posso. Una lettera da Fendal. Che strano. Non mi aveva mai scritto prima. Che cosa? Questo sarebbe quello che pensa realmente di me. Beh, allora puoi dire a quel dannato Somaro di non farsi mai più vedere nella mia bottega. Non è il benvenuto. Ci vediamo. Anche questo non capisco, cioè sono persone. Se non diremo niente, se non diciamo niente a Fine. Non sai di cosa parli, quindi ci andrò piano con te. Ma vedi di non infastidire. Fine non... tra lì e quella la butta fuori e... entra pure. Avvertimi se hai bisogno di qualcosa. Va a sederti vicino al fuoco. Sì. Fendal si illude di potermi portare via Camilla Valerius, nonostante continui a ripetergli che è già mia. Mi fa piacere sentirtelo dire. Hai fatto un bel lavoro. Meriti una ricompensa. Lucan vende un po' di tutto all'Emporio di Riverwood. Se hai bisogno di armi o corazze, rivolgiti ad Alvor il Fabbro. C'è poco da dire sulla mia infanzia. La cosa assurda. E tanto, ma tanto tempo fa non sapevo neanche. Cioè, avevo parlato tutti con tutti. Sì, tanto, tanto tempo fa per sapere tutte queste cose. Ovviamente. Ed è pazzesco. Però anche così con Elder Scrolls 6. Volevo altre quest. Sembra che da arriva e voglio preparare con questa signora qua. Vuol dire che è drago. Che cosa vuoi? Devi ascoltare il mio ragazzo Sven. Lui canta alla taverna quasi tutte le sere. Need something? Allora niente. Nel senso che abbiamo... it would seem so. Abbiamo il... abbiamo la mod installata, quindi per loro non è mai successo quello lì. È successo quello dei draghi, ma noi non ci parlavamo. Fendal, cosa dici? Vuoi parlare con me? Dopo tutto quello che hai fatto, hai già imparato tutto quello che potevo insegnarti. Come fa a saperlo, non lo so. Lui c'ha tutto quello che ti serve. Ha bisogno di aiuto una volta e poi ci dare queste per affrontare. Alla prossima volta. Serve una nuova spada? Alla prossima volta. È un drago. Attacco improvviso. Io che non riesco a mirare. Altro che fosse il guerra. Il pollo è quello più concentrato di tutti. Ah, yeah. Ma scusa, cosa avrei fatto? Per carità. Tanti nubi me ne metti. Tanti nubi bene. Qualcuno mi aiuti! Fa attenzione! Addio.
che vengo. Bravo, scappa, scappa, Fain. Sto scherzando. Legolas. Letteralmente perché è un elfo. Legolas non è un elfo. Non mi ricordo. Non può vincere. Immagino che ora sia tutto a posto. Non mi ricordo neanche. Capito cosa sta succedendo. Ah, ma ci pensano i tori, non fate i problemi. I fotti di mesto. Io mi fu su da rapido. Due cornate. Thank you. Ah, non riesco a stare. Allora. Ah beh, evocatore. Ti dispiacerebbe evocarmi un bel netto campo. Sarebbe bello fare. Visto se la evocazione in realtà non sarebbe neanche male. Nel senso che la gente la userebbe per evocarsi. Riverwood è piuttosto gradevole, però altrimenti speriamo che non esista mai. Novità. Vabbè. Diciamo che adesso andiamo. Qua arrivo dove non c'è niente. Dai, dai. Sei qui per lavorare? Prendi un'ascia e portami tutta la legna che riesci ad abbattere. Andiamo. Perché non si vede sta mosca? Sta mangiando letteralmente. Andiamo a Walton, salviamo e poi. Non so se dopo le forze di resta in mare, ma voglio fare una pausa. Diventando vecchio. No, sto scherzando, proprio che. Queste battutine in Italia non sono ben accetti, invece in inglese fanno. A me viene normale, Dio. Spero che a voi non vi dà fastidio. E finiamo la live qua, adesso guardo solo poi di me la live bene, ma la cosa non è colpa mia. E poi guardiamo lì graphics, lo guardo quando magari domani. Ecco il post. Ciao a tutti. La prossima, o stasera, non so. Ci vediamo.